Ben ritrovati amici di Android.net e finalmente ci siamo col confronto che mi avete chiesto veramente in tantissimi. OnePlus 2 da un lato, OnePlus 3 dall'altro. Ci è voluto un po' più del solito a fare questo confronto perché da un lato è agosto, dall'altro ho lavorato al nuovo canale che abbiamo aperto riguardo la tecnologia a 360 gradi. Tutto Tech lo trovate qui se vi piace il nostro stile di video, ma bando alle ciance e rispondiamo subito a tutte le vostre domande. Ha senso passare dal OnePlus 2 al OnePlus 3 o addirittura conviene risparmiare quegli 80 euro di differenza e prendere il 2 al posto del 3 in questo momento come nuovo smartphone? Partiamo dalle basi e scopriamolo insieme. Partendo dalla costruzione e dal design, vediamo subito la differenza maggiore tra i due. Se infatti OnePlus 2 raccoglieva l'eredità dal primo modello, accostando al frame in alluminio un retro rimovibile per ospitare le iconiche style swap cover, l'ultimo arrivato di casa OnePlus invece ci ripensa e opta per un corpo monoscocca totalmente in alluminio. Da un lato dunque OnePlus 2 è più originale e solido in mano, ma al contempo spesso è pesante con i suoi 175 grammi. Dall'altro invece OnePlus 3 non si può di certo definire innovativo, ma sicuramente risulta più elegante, con curve raffinate e una sensazione in mano di leggerezza grazie ai soli 158 grammi. La differenza di stile è evidenziata anche nel fronte, dove il 2 opta per un vetro piatto contro una soluzione più premium con una sfondatura 2.5D sul 3. La disposizione dei tasti l'ho trovata un po' più comoda su OnePlus 2, con tasto di accensione e bilanciere del volume entrambi sulla destra, contro invece i tasti del volume a sinistra sotto al cursore per le modalità di notifica su OnePlus 3. Quest'ultimo però tiene pulita la parte alta dal jack da 3,5 mm che ospita invece sul basso vicino al connettore di tipo C, cosa che personalmente preferisco. In definitiva comunque OnePlus 2 risulta migliore per grip, specialmente con il retro standard in sandstone, mentre OnePlus 3 è un po' più scivoloso per via delle sue bellissime curve, ma sicuramente è più premium come sensazione. Un'altra grande differenza sta nei display, che benché siano entrambi 5,5 pollici Full HD differiscono sostanzialmente per la tecnologia, IPS su OnePlus 2 contro Optic AMOLED su OnePlus 3. Qui il vincitore dipende molto dai gusti. Tecnicamente parlando, OnePlus 2 ha angoli di visuale migliori, una luminosità massima maggiore e dei colori più naturali, ma che risultano quasi slavati davanti ai colori vividi e caldi di OnePlus 3, che dalla sua invece ha dei neri perfetti. Quale sia il migliore è una domanda senza risposta nell'eterna lotta tra IPS e AMOLED. Entrambi comunque sono degli display assolutamente godibili. Parliamo un attimo anche di connettività, entrambi buoni col supporto al Wi-Fi AC e anche alla banda 20 del 4G LTE, entrambi sono dual nano SIM con tecnologia dual SIM dual standby, ma OnePlus 3 prende il comando dato che vede il Bluetooth 4.2 contro il 4.1 di OnePlus 2 e vede la presenza di NFC, che era stata una grande mancanza di questo OnePlus 2. Per il resto invece, per quanto riguarda la ricezione sia dati che per la linea cellulare, è molto buona su entrambi i terminali. Per quanto riguarda il software, le differenze sono pochissime. Entrambi viaggiano con a bordo Android 6.0.1 Marshmallow sotto forma di Oxygen OS, alla versione 3.0.2 su OnePlus 2 contro 3.2.4 su OnePlus 3. Si tratta essenzialmente di un'esperienza stock Android con piccole personalizzazioni introdotte da OnePlus, come ad esempio le gesture a schermo spento o la modalità dark per tingere di nero il sistema. Per approfondire vi rimando alla recensione di OnePlus 3 e le uniche cose esclusive della versione su OnePlus 3 sono la possibilità di modificare la dimensione delle icone e della griglia del drawer, la funzione per prendere veloci note direttamente dalla OnePlus Shelf e la presenza di un lettore musicale targato OnePlus preinstallato, assente invece sul 2. E benché a livello software la gestione sia la stessa, a livello hardware il lettore di impronte di OnePlus 3 è totalmente su un altro livello rispetto a quello visto sul 2, sia per velocità che per precisione. In quanto ad hardware, questi due rappresentano il meglio della generazione passata e della generazione presente, con Snapdragon 810 octa-core su OnePlus 2 accompagnato da 4 GB di RAM LPDDR4 e 64 GB di memoria non espandibile di tipo eMMC 5.0. Dall'altro lato invece OnePlus 3 vede l'ultimo di casa Qualcomm, cioè lo Snapdragon 820, che è un quad-core accompagnato da ben 6 GB di RAM sempre LPDDR4, ma nonostante siano sempre 64 GB della memoria interna, in questo caso si tratta di memorie UFS 2.0 e dunque più veloci. Ma parliamo dunque di performance, come vanno e come non vanno. E come ci si aspetta, OnePlus 3 con il suo Snapdragon 820 e le memorie UFS prende il comando, ma non di molto in realtà. Il sistema è fluido su entrambi, anche se l'apertura delle app e in generale le varie operazioni siano sempre più rapide sul 3. Anche in navigazione web la differenza c'è, ma è poca, con OnePlus 2 che qualche piccolo ricaricamento e segno di incertezza lo mostra se messo sotto forte stress.
Nel gaming con Ray Tracing 3 il caricamento è più veloce di qualche secondo su OnePlus 3, ma poi in gaming la differenza si fa abbastanza marcata. Benché entrambi riescano a mantenere i dettagli al massimo, il framerate di OnePlus 2 è vistosamente inferiore e il gioco è dunque meno fluido, benché comunque non ci siano particolari impuntamenti. Mi avete chiesto anche di soffermarmi sulle temperature dei due smartphone e, beh, nessuno dei due si surriscalda mai eccessivamente. Dopo un giro di AnTuTu nei vari test che ho fatto, solitamente entrambi arrivano nella parte più calda intorno ai 40 gradi o poco più, così come si scaldano ad esempio in sessioni prolungate di Pokémon Go. Non diventano comunque mai roventi e, specialmente nell'uso quotidiano, si tengono sempre a temperature accettabili. In quanto ad audio invece abbiamo su entrambi uno speaker mono sul fondo e per quanto in quanto a volume siano comparabili, il suono è leggermente più corposo su OnePlus 3, comunque sentite voi stessi. Per finire con la multimedialità parliamo di fotocamera con due sensori, entrambi ad apertura f2.0 ma da 13 megapixel e pixel larghi 1,3 micron su OnePlus 2 contro 16 megapixel con pixel di 1,12 micron su OnePlus 3. Sul fronte invece 5 megapixel f2.4 sul 2 contro ben 8 megapixel f2.0 sul 3. In quanto a qualità degli scatti, nonostante OnePlus 2 grazie ai pixel un po' più larghi riesca a catturare un po' più di luce, nel complesso OnePlus 3 prende il comando con più dettagli, colori più vividi e in generale una migliore gestione del contrasto e del rumore. Ciò si nota particolarmente di notte, dove OnePlus 3 restituisce scatti molto più convincenti anche col flash, sebbene abbia un singolo flash sul retro. Menzione anche per i selfie che, come intuito dal sensore nettamente superiore, non possono che essere migliori sul 3. Nel video poi OnePlus 3 ha una migliore gestione dell'esposizione e una messa a fuoco più rapida. Per ultima cosa, ma non meno importante, parliamo di batteria ed autonomia, dove troviamo 3300 mAh ai polimeri di litio su OnePlus 2 contro soli 3000 mAh agli ioni di litio su OnePlus 3. Nonostante la differenza di questi 300 mAh, in realtà l'autonomia è praticamente la stessa sui due terminali. Si arriva a 3 ore e mezza, 4 ore di display attivo con il mio utilizzo abbastanza intenso durante la giornata a sera, dopo cena diciamo, ma se dobbiamo uscire la sera comunque entrambi richiedono una piccola botta di ricarica e su questo punto va a favore OnePlus 3, dato che grazie alla sua tecnologia Dash Charge permette di ricaricare lo smartphone praticamente nella metà del tempo rispetto a OnePlus 2, dato che OnePlus 2 ci mette un po' più di 2 ore a ricaricarsi totalmente, mentre OnePlus 3 in un'oretta è carico da 0 a 100%. E dunque 319€ OnePlus 2, 399€ OnePlus 3, entrambi su OnePlus.net, il sito ufficiale dell'azienda, ma vi ricordo che fino al 12 settembre OnePlus 3 non è in vendita. Per il resto, quali sono le mie considerazioni finali di questo confronto? Beh, se avete già un OnePlus 2, secondo me non vale la pena fare il passaggio all'ultimo modello, perché come abbiamo visto regge ancora botta, sì, non è alla pari di OnePlus 3 come è giusto che sia essendo più vecchio di un anno, ma per il resto non dà problemi che richiedono di fare il passaggio già dopo un anno di utilizzo. Per quanto riguarda invece comprare un nuovo smartphone, beh, in questo caso vi rimando a OnePlus 3, perché abbiamo visto una fotocamera migliore, performance più convincenti in ogni aspetto, non che quelle di OnePlus 2 siano da buttare, e per il resto comunque riceverà aggiornamenti all'ultima versione del robottino verde più a lungo rispetto al fratello minore OnePlus 2, che è un po' più datato. Comunque, se cercate un nuovo smartphone e avete un budget più limitato, OnePlus 2 non è sicuramente da scartare, perché rimane comunque un buono smartphone. Per il resto spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete domande, commenti, volete interagire con noi e con tutti gli altri utenti, vi rimando alla sezione dei commenti qui sotto al video, dove sarò lieto di rispondervi anche personalmente. E per il resto, per qualsiasi altra cosa, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like qui sotto e iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto. Noi ci rivediamo al prossimo video, restate sintonizzati perché domani uscirà il video dove vi spiegheremo tutti i modi per seguirci ad IFA 2016, e per il resto noi ci rivediamo al prossimo video. Un saluto da Alberto per tuandroid.net.